È tutto pronto per accendere i riflettori sull'Irpinia, che sarà attraversata dalla carovana rosa, un arrivo, quella della quarta tappa al Lago Laceno, ed una partenza, quella della quinta tappa da Atripalda, grazie alle quali diversi saranno i comuni interessati dal passaggio del Giro d'Italia. E per accogliere al meglio la carovana rosa, in queste settimane si sono dati da fare per addobbare rigorosamente rosa, balconi, vetrine, strade e piazze. Uno spettacolo nello spettacolo che porterà migliaia di persone appassionate non di ciclismo a ritrovarsi lungo i percorsi, pronti ad incoraggiare i propri beniamini che si contendono il trofeo più importante della stagione. La quarta tappa del Giro d'Italia domani passerà per Sant'Andrea di Conza, Conza della Campania, Morra de Santis, Lioni, Nusco, Montella, Bagnoli Irpino, Lago Laceno, dove è previsto l'arrivo. Mercoledì 10 maggio partirà da Tripalda la quinta tappa, per poi passare per Prato la Serra, Passo Serra, Venticano, Calore, Passo di Mirabella, Fontana Rosa, Paternopoli, Castelfranci, Torella dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Guardia dei Lombardi, Morra de Sanctis e Mater Domini. Una vetrina eccezionale e importante, in quanto pone ancora una volta in risalto il nostro paese, un riconoscimento delle particolarità e delle bellezze del nostro territorio, che si pone alla ribalta a livello nazionale e non solo.